Ecco, come parco, come state pensando di gestire questa presenza? Allora, c'è da dire che il lupo è arrivato prima dell'orso, perché quando io sono arrivato qui a fare il commissario, le prime informazioni non erano sull'orso, erano sui lupi. Tant'è che i primi contatti avuti con l'Università di Pavia, con il professor Merici, che è un conoscitore, uno studioso sul problema dei lupi, partiva appunto da questo problema qui. Ci sono tre piccoli branchi che si muovono. Si potrebbe dire però che tendenzialmente sono orientati territorialmente a rimanere nel parco, anche se ogni tanto sconfinano verso il Bresciano o verso la Valtellina, però praticamente dovrebbero rimanere qui da noi. Diciamo che il lupo è una presenza meno invasiva per quanto concerne l'orso, intanto la mole tanto è più schivo e intanto probabilmente distrugge con più attacca e distrugge con più attenzione e con più particolarità, normalmente sceglie le sue prede negli animali malati, negli animali selvatici eccetera eccetera, può attaccare anche le pecore, però se trova da mangiare l'orso, diversamente dal lupo, quando entra in una stalla e trova dentro le pecore che normalmente si bizzarriscono e cominciano, viene preso da questa frenesia per cui a zampate fa dei danni molto più consistenti. Direi che il lupo crea meno problemi dell'orso. È pericoloso per l'uomo? No, non sono pericolosi, per quanto ne so io, mi occupavo in regione già da 25 anni fa, il nostro tipo di lupo è un lupo che appena sente l'odore dell'uomo rifugge assolutamente dall'accostarsi, è un animale di piccole dimensioni, così come anche l'orso è un animale che non attacca la persona, salvo casi eccezionali, una femmina con dei piccoli che si trova lì, una massa di gente urlante attorno, allora può creare qualche problema, però tendenzialmente problemi non ne creano. Però io ci tengo sempre a dire che non è vero che sono opportunità, perché questi animali sono spariti, ci sarà un motivo, poi li avranno uccisi, eccetera, eccetera. Sono dei problemi. Tocca a noi trasformare il problema in un'opportunità. Cioè la presenza dell'orso comunque è un problema, fa spavento, crea, uccide un po' di animali. Tocca a noi cercare di mettere in pratica tutte quelle attenzioni per trasformare il problema in opportunità. Però cominciamo a dire che sono dei problemi, senza voler fare l'ambientalismo sempre esasperato, eccetera, eccetera. Ci crea dei problemi. Cerchiamo di lavorare bene e trasformare in opportunità.